Buonasera di nuovo a tutti e tutte, ben ritrovati. Faccio una premessa, dunque innanzitutto perché siete numerosi ed è un piacere veramente e anche mi ha un po' stimolata a pensare come mai il diritto bancario attira una platea così vasta. E, ho ripercorso alcuni elementi del mio percorso professionale che ho piacere di condividere. E dunque, quando mi sono laureata, risale a un po' di anni fa, il diritto bancario era veramente un ramo del diritto secondario e un corso di studi cui non veniva data moltissima importanza. Lo inserì come facoltativo tra gli pochi esami che si poteva scegliere a suo tempo come facoltativi, in tutto erano tre sul totale dei 5 anni di studio di giurisprudenza, e lo scelsi perché avevo la consapevolezza ed ero assolutamente convinta che l'Unione Europea stesse avendo una forza di propulsione e anche di rivoluzione in ambito diritto bancario. E forse a quel tempo non c'era piena consapevolezza. Dopodiché, però, la cosa è diventata veramente importante e oggigiorno, insomma, nelle università italiane che si interessano di questi temi in maniera professionale, vengono dedicati interi master e interi corsi di studio specifici. Quindi, questo per dire cosa? Che la sorpresa che posso aver provato nella attrattiva che ha avuto il diritto bancario, me lo sono giustificata anche proprio per la evoluzione innovativa repentina che ha avuto in, direi, soli 15 anni, sono tantissimi 15 anni, però all'interno della conoscenza del diritto italiano complessivo, se si parte dal fatto che il diritto civile e il diritto penale affondano le loro radici nel diritto romano, vediamo benissimo come la durata è assolutamente sproporzionata e questo è un diritto nuovo. L'altro aspetto che penso interessi, e immagino che nella platea ci siano provenienze professionali anche eterogenee, è che il diritto bancario è sì diritto, ma l'attività bancaria, e questa non è farina del mio sacco, ma l'ho sentito dire da un dirigente, insomma, importante con cui ho avuto occasione di lavorare, attinge a tre branche delle professioni. Una è la ragioneria. Una è il diritto e l'altra è l'informatica. Allora, l'attività bancaria oggigiorno è fortemente caratterizzata da questi tre pilastri e devono trovare un equilibrio. Nessuno dei tre può prevalere sull'altro. Forse potrei correggermi, il diritto deve prevalere su alcuni elementi dell'informatica, poiché tutti gli operatori hanno l'obbligo di essere compliant alla normativa, quindi questo è un punto abbastanza fermo. Detto questo, i tre elementi hanno caratteristiche importanti, motivo per cui immagino che nella platea di questa sera ci siano persone con provenienze di formazione da ciascuno di questi tre settori e che abbiano anche interessi, che ciascuno di voi possa avere un interesse per l'uno o per l'altro maggiormente spiccato. Io mi infilo chiaramente nell'ambito giuridico perché questa è la mia formazione e ho fatto l'avvocato per alcuni anni e poi sono approdata in ambito bancario dove ho continuato a lavorare. Ecco, questa era un po' la premessa. Secondo aspetto che non ho detto in introduzione al primo modulo, ma lo recupero adesso, che ovviamente sì, io sono impiegata in Banca Popolare Etica, ma tutto ciò che riguarda queste serate e questo corso è farina del mio sacco, eventuali opinioni sono assolutamente personali e frutto appunto della preparazione che mi ha coinvolta nel prepararvi questi moduli. Arriviamo a questa sera. Allora, mutui, leasing, garanzie e ipoteche. Aspettate che giriamo. Eccoci. Allora,
Questo è un po' l'indice che avevo teorizzato ancora 6 mesi fa, quando lavoravamo, forse qualche mese, anche 9 mesi fa, quando cominciavamo a ipotizzare, la costruzione di questo master. E avrei però apportato una modifica all'indice odierno, e infatti ho stralciato alcuni, vado avanti di un'altra, ecco, ho tolto, 3 voci di questo indice, e le ho tolte non perché non intendo trattarle, anzi, perché si è pronunciata la Corte di Cassazione in materia di fideiussioni. Chi di voi ha seguito la puntata sulle fideiussioni del 2021 si ricorderà che avevo lasciato in trepidante attesa tutti gli ascoltatori perché una questione di diritto non era stata risolta e non era risolta, ma era stata portata da un giudice dal Tribunale di secondo grado alla Corte di Cassazione per una questione interpretativa e quindi si era tutti col fiato sospeso. Bene, la Corte di Cassazione si è pronunciata su questo dubbio di diritto proprio sullo schema ABI emesso al quale molti istituti di credito aderiscono. Io ho letto la sentenza, ho piacere però di leggere alcune pronunce anche di dottori del diritto, insomma, che studiano queste questioni in maniera approfondita, prima di portarvi una lezione su questo tema, per cui ho deciso di spostarle sul focus fideiussioni. Torno indietro di una slide, questo è il nostro percorso, abbiamo fatto i contratti di credito, nel corso del quale, oltre a parlare dei contratti di credito, abbiamo approcciato il tema della contrattualistica in sé, della normativa della conclusione di un contratto, dell'importanza per il consumatore e dei diritti che caratterizzano il consumatore nell'informativa e nell'avere la modulistica contrattuale sottoscritta, del fatto che un contratto può essere un accordo scritto tra le parti con supporto informatico, con supporto cartaceo, ci si è detti, e che sicuramente costituisce legge tra le parti, perché questo dice il codice civile, che però è altresì vero che i tribunali non sono ciechi di fronte alla realtà, anzi, tutt'altro, abbiamo dimostrato, citando giurisprudenza di Cassazione, ma anche di merito, come i tribunali prendono anche atto della situazione esistente e ritengono esistenti rapporti contrattuali tra le parti, seppure in assenza di un contratto, e questo era il contratto dell'apertura di credito. Abbiamo poi affrontato alcuni elementi di innovazione normativa e ho fatto presente della necessità che il professionista che si addentra in questa materia sia veramente pronto allo tsunami normativo, innovativo, costante per garantire un'interpretazione coerente dei vari elementi del diritto che provengono anche da settori diversi, il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, e fondendosi, intrecciandosi, regolano i rapporti bancari. Questa quindi la lezione dell'altra volta e adesso entriamo un po' più nel merito di questa lezione partendo dai mutui. Allora, i mutui sono una delle tipologie di credito che possono erogare gli istituti, gli intermediari bancari e finanziari. Sono sempre contratti, per cui ho voluto citare l'articolo 1321, ma insomma l'importante è che ci si ricordi che siamo sempre nell'ambito della contrattualistica. Abbiamo due parti, una parte che è la prenditrice del denaro e una parte che è l'erogatrice del denaro. Queste due parti hanno quindi una trattativa precontrattuale, hanno un momento di conclusione del contratto che ha delle caratteristiche, delle norme ben precise sul perfezionamento, sul modo di applicazione della sottoscrizione, sulle capacità di agire, intendere e volere, sulle capacità sulla identificazione della parte e poi la durata, siamo nell'ambito dei contratti di durata, altro elemento a cui si è fatto cenno la volta scorsa, ricordando che possono subentrare vicende nella durata del contratto che influiscono sul contratto. Ho portato l'esempio della novazione soggettiva lato
istituto, le tante fusioni, incorporazioni che caratterizzano il lato della banca, ma vicende che possono caratterizzare anche il lato soggettivo del prenditore. Allora, nei contratti di durata possiamo avere elementi che caratterizzano proprio la vita, la persona, o anche, e lo vedremo in questo frangente, il cambiare della situazione economico-finanziaria del prenditore. La materia dei mutui è regolata poi dal testo unico bancario che è legge. E qua riprendo, e non mi stancherò mai di ricordare tutti noi, me inclusa, a ricordarci la gerarchia delle fonti. Gerarchia delle fonti che è fondamentale, dove abbiamo la legge come fonte primaria, i decreti legislativi come successiva e successivamente possono arrivare gli atti amministrativi. Negli atti amministrativi annoveriamo le circolari di Banca d'Italia, che hanno una rilevanza fondamentale, sono veramente strumento di lavoro quotidiano per noi professionisti di questo diritto in maniera quotidiana, ma dobbiamo ricordarci che questi documenti si inseriscono all'interno di un quadro che è quello del diritto, che è caratterizzato da principi saldi che devono essere tenuti non solo come elementi interpretativi e di ispirazione interpretativa, ma anche come elementi di sostanza per garantire coerenza all'ordinamento giuridico. Ho voluto citare qua il codice del consumo e altro elemento che serve sempre tenere presente in ambito di diritto bancario è il trattamento particolare di tutela che riceve il consumatore, a differenza del cliente professionista. Nell'ordinamento bancario italiano, fino a alcuni anni fa, si è fatto la grande divisione era tra persona fisica e persona giuridica. Oggigiorno questa è benché superata e dobbiamo scindere tra il consumatore e il non consumatore. Il codice del consumo è stato introdotto come decreto legislativo e qui ci sarà una slide dedicata a un'innovazione normativa, sempre per ricordarci di stare attenti a questa costante richiesta che arriva dall'ordinamento giuridico nazionale e europeo di aggiornamento. E adesso ci arriviamo. Allora, cenni all'erogazione del credito. Ho voluto citare l'articolo 5 del testo unico bancario e questo declina il principio della sana e prudente gestione. Sana e prudente gestione che deve caratterizzare ogni azione che compie l'intermediario. Quindi è un principio che deve veramente influenzare positivamente ogni comportamento dell'intermediario finanziario che opera sul mercato e lo deve caratterizzare nella fase precontrattuale di trattativa e nella fase conclusiva di perfezionamento contrattuale ed erogazione del credito, ma anche nella fase successiva. La giurisprudenza ha desunto da questo principio la necessità di svolgere una corretta erogazione del credito nel rispetto delle ragioni dell'utenza, ma anche delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche. Passo anche al secondo elemento commesso nel secondo bullet point, circa queste guidelines note come LOM nel settore, per poi fare un ragionamento un po' più ampio. Allora, EBA ha emesso nel 2020 e poi è entrata in vigore a giugno dell'anno scorso queste guidelines che sono le cosiddette LOM, le Loan Origination and Monitoring, le quali sono delle linee guida a cui devono attenersi gli istituti di credito per evitare di detenere crediti troppo rischiosi e stabilisce dei criteri predittivi in grado di valutare il merito creditizio del cliente. Allora, siamo nell'ambito, e l'ho già accennato la volta scorsa, della gestione del denaro.
Per cui le banche svolgono un'attività che è di interesse pubblico, motivo per cui le banche sono soggette anche ad aspetti di diritto amministrativo. Scusatemi che attacco la corrente, vedo la batteria che... Eccoci. L'elettricità. Quindi la banca raccoglie il risparmio dalla collettività e eroga credito. Nel raccogliere il risparmio svolge un'attività di interesse pubblico, motivo per cui è soggetta anche a tutta una serie di normative di tipo amministrativo. Questo però come si concretizza? Nel caso dell'erogazione del credito si concretizza nella sana e prudente gestione che la giurisprudenza ha ulteriormente dato plasticità, dicendo che la banca non deve soltanto seguire le ragioni dell'utenza. E state molto attenti qui, perché se noi ripercorriamo ora la storia italiana, ma possiamo farla di qualsiasi stato dell'Unione Europea e ancor di più degli Stati Uniti d'America degli ultimi 10 anni, qui quello che serve stare attenti è che le banche non vadano in default, perché nel momento in cui un istituto di credito si trova in una situazione di disavanzo economico-finanziario, quella banca non riesce a rimborsare i depositi, quella banca non riesce a restituire i saldi di conti correnti alla sua clientela. Quella banca diventa un problema socio-economico sul territorio enorme e l'abbiamo visto negli Stati Uniti d'America, può anche destabilizzare il mercato nazionale, e per mercato intendo il mercato della borsa, e portarsi dietro effetti finanziari ed economici devastanti, ovviamente dipende dalla dimensione della banca. Quindi l'interesse è di garantire, la ratio legis è di garantire che la banca eroghi il credito con intelligenza, con una sana e prudente gestione, affinché garantisca l'emissione del credito e quindi la crescita della realtà industriale, finanziaria, civile e sociale della realtà territoriale nella quale opera, ma senza caricarsi di un rischio che può comportare un default. Come si fa a quindi decidere quale credito erogare e quale credito non erogare? Si deve valutare in maniera accurata la capacità di restituzione del richiedente. E come valuto la capacità di restituzione del richiedente, sia esso consumatore, la persona che decide di comprarsi casa, sia esso l'impresa, l'imprenditore che vede i propri conti crescere, la propria attività imprenditoriale crescere e decide di acquistare un macchinario, un immobile, un fondo, decide di ampliare le sue attività e fare degli investimenti. Bene, questa è l'attività di valutazione del merito creditizio, cioè la banca deve entrare nel merito dell'economia del richiedente e vedere se, proiettandola in avanti di 10 anni, 15 anni, 20 anni, dipende dalla durata del contratto, e sono contratti di durata medio-lunga questi, c'è una previsione di crescita economica finanziaria o comunque di stabilità economica finanziaria, e quindi la ragionevole certezza che quel credito verrà restituito. Le guidelines dell'EBA sono fondamentali perché hanno costretto il mercato economico finanziario a uscire da una dinamica, e la dinamica da cui tutti gli istituti hanno dovuto spogliarsi era la valutazione dei bilanci. Fino a un po' di anni fa, le banche erogavano il credito studiando i bilanci. Ora, sappiamo, chi più chi meno, in base alle vostre professioni, che i bilanci si chiudono al 31-12, vengono approvati dagli organi di gestione, dai consigli di amministrazione, insomma, dalla struttura, nei primi mesi primaverili, e poi l'assemblea soci li verifica e li approva ulteriormente, di solito verso aprile-maggio. Se una banca eroga un credito
a novembre un tempo erogava un credito valutando i bilanci e quindi aveva un documento economico bilancistico che era datato quasi 11 mesi prima. Ma l'economia, per come l'abbiamo vista anche in questi 2 anni di pandemia, va a una velocità tale che in 11 mesi la realtà è completamente cambiata e quindi una banca non può più permettersi di valutare il merito creditizio e di erogare somme ingenti ad un soggetto su numeri fermi, fissati, precisi, corretti, non mettiamo in campo altre situazioni. Di 11 mesi precedenti. Potrebbe essere cambiato di tutto banalmente nella liquidità nella gestione della liquidità dell'azienda. Quindi, EBA cosa dice? Care banche, non vi dovete più fermare solo lì. Quello è il primo tassello, ma dovete anche valutare l'andamentale e dovete farvi degli schemi e dei parametri per giudicare il settore merceologico in cui opera la vostra cliente richiedente come sta andando. Il territorio dove opera, com'è l'economia e entrare veramente nel merito della progettualità, del business plan, del budgeting dell'azienda. Torno al consumatore, qui era un focus sui non consumatori, evidentemente. Torno al consumatore e torno alla slide precedente dove vi avevo detto: attenzione, c'è stata un'innovazione normativa. Allora, la direttiva 2011 sui diritti dei consumatori ha allungato la durata del ripensamento. Ora, è un'innovazione normativa che non è più innovativa, nel senso che è del 2014 il recepimento italiano, ma è per ricordarci questa slide come il diritto dell'Unione Europea influisce sul diritto nazionale, che recependolo va a modificare i testi normativi nazionali, come il decreto legislativo che a sua volta ha modificato il codice di consumo, che è una legge, e questo comporta cosa? Che oggigiorno il prenditore di un mutuo, il cliente consumatore, prenditore di un mutuo, ha il diritto al ripensamento che è di 14 giorni lavorativi. Ora, il diritto di ripensamento, ricordiamolo, significa che se firmo oggi, 26 di gennaio, ho 14 giorni lavorativi, per cui si escludono le festività, le ferie, e posso decidere di risolvere quel contratto senza giustificato motivo. Questa è una tutela specifica dei consumatori. Torniamo all'analisi del mutuo. Allora, i mutui sono mutui fondiari e mutui ipotecari. La differenza tra queste due tipologie di mutuo riguarda allora i vantaggi. Il fondiario riguarda la ristrutturazione o la costruzione o l'acquisto della prima casa. Quindi è una previsione di credito vantaggiosa perché dà un tasso di interesse vantaggioso più basso, un regime fiscale agevolato, delle spese notarili contenute, proprio perché si agevola l'acquisto della prima casa dei consumatori. E ci sono poi una serie di caratteristiche, di vincoli che vi lascio la slide, che poi vedrete sul portale della Schery Academy, ma o vado oltre. Siamo comunque nell'ambito dell'erogazione di un credito per questioni relative a immobili, che sia l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione. La differenza è se è il primo immobile, se è la prima casa, scusatemi, quindi solo consumatore, e invece per il mutuo ipotecario, non necessariamente solo il consumatore, ma anche l'impresa, sempre legata ad realtà immobiliari. Quindi importi più importanti, durate più importanti, garanzie ipotecarie. Torniamo a mettere insieme tutte queste fila, a un argomento che ho detto alcuni minuti fa e che intendo riaffilare per riportare insieme tutti i fili che sto aprendo. Abbiamo detto che l'erogazione del credito deve essere fatta con una gestione sana e prudente. Abbiamo detto che l'istituto di credito non deve più avvalersi
ha una situazione statica 31-12 dell'anno precedente, ma oltre a quella deve avere contezza dell'andamentale, deve conoscere la liquidità dell'azienda, deve sapere il suo consumatore come sta andando sul lavoro, se non è stato licenziato e quindi quel contratto di lavoro che dovrà dare la provvista per il pagamento delle rate del mutuo fondiario. Permane se il giro d'affari della partita IVA di cui questo consumatore è titolare per il suo lavoro, se il giro d'affari continua in maniera abbastanza ragionevole nel novero, insomma, nel settore in cui opera. E poi c'è la garanzia ipotecaria, perché abbiamo detto che il fondiario è pur sempre un ipotecario caratterizzato da una fondiarietà, cioè un'ipoteca che copre un quantitativo, una percentuale che arriva fino all'80% del mutuo. Devo valutare quell'immobile. Allora, quando c'è stata la crisi della Lehman Brothers, tanto per non far nomi, la crisi ha travolto il mondo statunitense, poi ha superato l'oceano alla velocità della luce e ha travolto prima di tutto Londra e poi verso nord ci ha travolti tutti in Unione Europea. Ci siamo trovati in un momento di decrescita economica e in quel momento l'attività delle aste immobiliari dei tribunali è andata in tilt perché il numero di finanziamenti che le banche non riuscivano a rientrare, dai quali non riuscivano a rientrare, perché i consumatori e le imprese non riuscivano a pagare i propri debiti e quindi le rate non venivano rispettate perché l'economia era in crisi, ha comportato che un numero ingente di banche ha escusso i crediti, cioè i crediti sono diventati NPL, non performing loans, sono stati passati a sofferenza e le banche hanno cominciato ad escutere le garanzie. L'escussione della garanzia cosa significa nel caso dell'ipoteca? Portare l'immobile all'asta, cercare di venderlo a un altro acquirente, diverso dall'acquirente affidato titolare del mutuo, e recuperare almeno quota parte del credito nel caso della banca. Nel caso del debitore, prenditore della somma, vedersi liberato dal suo onere. Bene, il mercato era assolutamente sopraffatto dal numero di vendite tramite il mercato delle aste giudiziarie. E questo ha comportato che le aste sono andate in tilt a loro volta, non hanno funzionato, nel senso che quel sistema che avrebbe dovuto costituire la estrema ratio e l'ultima spiaggia per chiudere posizioni a sofferenza, a sua volta non ha dato la risposta richiesta. Allora, qualcuno di voi sarà avvocato e starà pensando come tutelare il cliente piuttosto che la banca nella contestazione dell'esecuzione immobiliare. Ma a tutti quelli che seguono vorrei passare il messaggio di come se gli istituti, tanti se non tutti, non riescono a rientrare dei loro crediti NPL, dei loro crediti a sofferenza, la banca comincia ad avere una problematica bilancistica e si crea quella situazione nefasta e terribile che nessuno vuole più vedere di istituti di credito in difficoltà economico-finanziaria. Per cui il problema dei singoli che non rimborsano poi diventa un problema di la banca tiene botta, ce la fa e quindi le linee EBA di cui parlavamo all'inizio in una slide precedente chiedono anche e impongono anche agli istituti di crediti accantonamenti, onde riuscire a far fronte ad eventuali crediti che vanno in default. Tutto questo per arrivare a questa slide e dire la banca, quando eroga il credito, deve fare una valutazione non solo della capacità restitutiva del cliente, ma anche di solidità della garanzia, quindi sono due valutazioni ben distinte. E la solidità della garanzia significa valutare l'immobile.
Quando ho cominciato a lavorare io nel settore bancario, le perizie di valore sull'immobile venivano fatte da periti che venivano scelti da albi, ma la capacità e la professionalità del perito dipendeva dal singolo, lasciando a tante banche la possibilità di scegliere periti che facevano il loro lavoro in maniera non sempre corretta. Questo è stato eliminato completamente. Di nuovo, ho cominciato a lavorare un po' di anni fa e la cosa è completamente cambiata. Adesso è molto precisa la normativa che regola come si fa il perito, le società che fanno le perizie, le modalità con cui vengono fatte le perizie e anche questo settore è un settore di altissima professionalità e grandi professionisti. La valutazione del merito creditizio. Diciamo che questa slide, vado via veloce, sono aspetti che vi ho già accennato nelle premesse. Ovviamente io devo, il merito creditizio tutela la banca che deve rientrare del suo credito, ma tutela anche il cliente, che non deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento. Io vi posso assicurare che nella mia esperienza, situazioni di persone non, che forse non hanno avuto una formazione come quella che abbiamo noi e sicuramente avete voi di questa platea e mi assimilo a voi, che sono professionisti dei settori, abbiamo detto, o giuridico, o economico, o ragionieristico, o anche informatico bancario, ma che abbiamo messo il naso in queste faccende e in qualche maniera ci siamo sporcati le mani nel nostro iter formativo e nella nostra professione. Ma qualsiasi altro professionista o anche una persona artigiana che splendidamente fa il suo lavoro, ma ha scelto una vita diversa da quella bancaria, può trovarsi in una situazione di non capacità professionale di valutare se indebitarsi ulteriormente o se essere capace di restituire un ulteriore debito. Questa corresponsabilità è veramente una corresponsabilità di cui la banca è assolutamente parte e soggetto responsabile, di cui deve farsi carico e non deve permettere ad un soggetto di indebitarsi oltre le sue capacità. Il terzo punto è la salvaguardia del mercato finanziario. Poi ho fatto un esempio delle cartolarizzazioni, ma insomma è veramente un di cui. L'esempio del mercato finanziario, vi ho anche portato il caso della recente recessione che abbiamo tutti vissuto. Adesso io passerei a un caso e dopo l'analisi del caso aprirei a qualche domanda. Ecco, perché il caso che vorrei raccontarvi, ora gioco ad aprire un'altra schermata sul mio PC, è un caso che mi è piaciuto, o meglio, la decisione emessa dal collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario è scritta molto bene ed è assai complessa. Ed è questa, la vedete indicata in fondo, la numero tal dei tali del 2001. Insomma, le slide vi prendete, ma non perdo tempo a leggervi. Quello che desidero narrarvi è un po' il caso concreto, perché ci dà concretezza di alcuni temi e come è stato risolto. E poi penso che sempre dopo tanta teoria è bello, insomma, mettere le mani in pasta su una situazione concreta. Allora, viene sottoscritto un contratto di finanziamento, è un contratto di finanziamento da un mutuo e la sottoscrizione è gennaio 2009. Il cliente è un consumatore, e chiede un mutuo con la cessione del quinto dello stipendio. Non voglio aprire qui il tema quinto dello stipendio, ve la faccio molto breve, ma non è tema odierno, per cui direi anche proprio di non. Vi spiego come funziona. Il dipendente che è impiegato e ha un contratto di lavoro può aprire un mutuo con la cessione del quinto e il datore di lavoro, al pagamento dello stipendio, trattiene il quinto e lo versa direttamente all'istituto di credito. Questo è in estrema, rimanete lì, non è l'oggetto del nostro interesse. E funziona così.
La conseguenza di questo tipo di finanziamento, che è particolare ma è anche, come dire, funzionale al mercato, obbliga, una norma che disciplina questo tipo di finanziamento, obbliga il prenditore del credito a concludere un contratto assicurativo, quindi una polizza assicurativa, che è proprio una polizza assicurativa correlata al contratto di lavoro. Allora, se voi lo vedete dal punto di vista della banca, la logica sta nel fatto che ti erogo un mutuo a una durata lunga, te lo erogo in vista del fatto che ci troviamo di fronte ad una cessione del quinto, in questo caso ti chiedo una garanzia proprio sulla parte di remunerazione, sul tuo rapporto remunerativo che dovrà costituire la provvista. Più avanti nel contratto, e torniamo al discorso della durata, dopo la conclusione, la trattativa, la conclusione, l'erogazione della durata, colui che ha, cioè il cliente, prenditore, contesta la mancata indicazione, tra i costi del tag, e qui richiamo l'analisi dei costi che abbiamo fatto la volta scorsa, quando abbiamo analizzato e vi ho dato delle slide che narravano i vari parametri e i vari indici per calcolare i costi che pesano sui contratti con le banche. Il prenditore contesta che la banca non ha imputato nel costo del tag il costo assicurativo. Il difensore di questo cliente fa bene e dice: se vi ricalcolo il tag ipotizzando l'inserimento di questo valore e vi dimostro che la banca ha superato il tasso soglia usura, se fosse stato incluso quel costo assicurativo. E vedete qua che cominciamo in questo master a inserire tantissimi elementi: gli indici di cui abbiamo parlato la volta scorsa, l'usura di cui andremo a parlare tra qualche tempo. Ma ovviamente il diritto bancario è uno, e per quanto io lo spacchetti in argomenti, me li ritrovo tutti insieme. La bravura sarà non crearvi troppa confusione, e veramente auspico di non crearvela. La banca si difende. E la banca dice: noi abbiamo seguito le istruzioni di Banca d'Italia, circolare tal dei tali. Vi potete scaricare da internet la decisione che è indicata appunto nella slide che vedete, e vi trovate tutte le indicazioni. È scritta molto bene, lineare, e insomma, per chi ha passione per questo argomento lo suggerisco. La banca si difende dicendo: in quelle istruzioni non è chiesto l'inserimento di questo costo nel tag, pertanto non l'abbiamo calcolato. E quindi rimaniamo fermi nella opinione che il tag sia sotto soglia, non abbia toccato l'usura e il contratto rimane valido in tutte le sue parti. Allora, questo tema mi serve proprio per questo tema, questo caso mi serve proprio per dimostrarvi come tutti i temi che desidero consegnarvi alla fine del master, ed è, come dire, una maratona lunga nella quale che affrontiamo insieme, che arriveremo alla fine, si intrecciano per forza di cose e ci troviamo a doverli a dover separare in singoli problemi più piccoli proprio per non crearci troppa confusione. La teoria 1, l'ho chiamata così nei miei appunti, è quella dell'accusa, che dice: il contratto, il DPR, il decreto presidenziale 180 del 1950, che è quello che disciplina proprio questo tipo di finanziamenti, prevede l'obbligo di una polizza assicurativa. Quindi il cliente non può sottrarsi a questo tipo di costo e tu banca hai l'obbligo di computarlo tra i costi obbligatori che deve sostenere
per accedere al finanziamento e quindi va computato nel TEG. Questo è un primo argomento che porta. I costi obbligatori vanno quindi inseriti ai fini della usurarietà del finanziamento. Perché perché è una spesa che sostiene il cliente, è una spesa e in quanto tale porta anche un vantaggio economico-finanziario per la banca, perché è la banca che poi vende questo tipo di polizza, perché oggigiorno le banche sono banche assicurazione e quindi le porta un vantaggio. Dall'altro lato, la banca si difende dicendo: questo è un costo che io ho l'obbligo di applicare e in quanto obbligo non lo inserisco, non ho una facoltà. Si afferma un altro elemento che aiuta a che è stato usato da questo collegio per affrontare il tema, il fatto che cioè il perimetro si apre l'argomento del perimetro di efficacia delle rilevazioni, ovvero si dice come tutte le banche applichino un processo di altissima professionalità e complessità nelle rilevazioni dei dati per verificare l'usurarietà, i tassi che cambiano e che vengono rilevati dal sistema, emessi da Banca d'Italia, recepiti dalle banche per verificare in maniera continuativa i tassi che applicano e lo stare all'interno di questo parametro, e che questa procedura è puntualmente disciplinata e che nel momento in cui le istruzioni non individuano l'imputazione di questa voce, non è la banca che può decidere quali voci imputare e quali voci non imputare a propria ad libitum, liberamente e in maniera assolutamente autonoma. Un altro principio a cui accede questo collegio per diciamo, dirimere e affrontare ulteriormente la questione è un principio che prende il nome di simmetria. Il principio di simmetria e dice: tra i vari indici, e richiamo le slide dell'altra volta, c'è anche il TEGM, chiamato anche TEGM, nome osceno, nel quale invece vengono anche imputati e rilevati i costi assicurativi. Al principio di simmetria che la giurisprudenza più volte raccoglie, comporta che gli indici, seppur diversi, devono avere al loro interno una coerenza e una relativa logicità relazionale, per cui se è inserito nel TEGM, in questo caso porta degli argomenti, va anche inserito nel TEG. Gli argomenti che vengono portati quindi sono di natura normativa, di natura anche sostanziale, come vi ho appena dimostrato, e anche di natura citando giurisprudenza precedente, quindi vedendo anche una linearità nell'argomentazione precedente, nella giurisprudenza pregressa, e questo è anche coerente con il modo con cui si muovono i giudici, che vanno a vedere come i giudici precedenti si sono espressi sulla stessa materia. Vi risolvo la questione e alla fine questo collegio ritiene di non dover imputare al TEG il costo della voce, quindi ritiene fondata la esclusione della voce e lo argomenta portando ciascuno degli elementi, ma facendo proprio riferimento al fatto che le istruzioni cui faceva riferimento la banca, inserite all'interno di un contesto normativo, erano coerenti con tutta la gerarchia delle fonti, e
E quindi all'interno di quel novero, di quel quadro, bene ha fatto l'istituto a comportarsi nel rispetto di un provvedimento, seppur amministrativo, emesso dalla Banca d'Italia, che dice determinate cose ben chiare. Ah, ecco, qui ho riassunto alcuni dei principi che vi ho appena narrato. Potrei, Greta, lasciare questa slide, chi ha voglia se la legge, e intanto raccolgo qualche domanda e poi procedo con le altre slide. Sì, Antonella, allora ho visto che appunto sono arrivate un po' di domande. Parto dalla prima, te ne faccio giusto un paio e poi ti lascio continuare. Intanto preciso che comunque tutte le domande che state facendo, che comunque farete in chat, quelle che non riusciremo a fare in diretta per questioni di tempo, comunque verranno poi girate tutte alla relatrice. Allora, la prima domanda che ci viene fatta riguarda la differenza fra i due tipi di mutui, fondiario e ipotecario. La partecipante ci chiede, Antonella, se puoi specificarlo perché non è un concetto che non le è molto chiaro. Certo, allora, tornerei indietro alla slide dedicata, che poi vi troverete comunque a disposizione da parte della Scary Academy, che poi loro pubblicano. Allora, oh, scusate, sono andata troppo indietro. Allora. I mutui sono erogazioni di credito di importi per attività correlate all'immobile. Il mutuo fondiario viene erogato per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa, quindi una persona consumatrice che non ha mai avuto la piena proprietà di un la proprietà di un immobile. Prima, quindi una persona che non ha mai acquistato un immobile precedentemente. Ecco, se si approccia all'acquisto della prima casa, allora in quel caso può chiedere alla banca l'erogazione di un mutuo fondiario. E il mutuo fondiario è un mutuo che permetterà la garanzia ipotecaria sull'immobile acquistato e oltre a questo la possibilità di estenderla fino all'80% del valore dell'immobile, che implica la possibilità di ricevere un credito di un importo importante, fino all'80% corrispondente, e delle agevolazioni di natura sul tasso di interesse, sul regime fiscale agevolato. Quindi una calmierazione delle imposte applicate nell'acquisto e una riduzione delle spese notarili. Il mutuo ipotecario, invece, uno lo può accendere quando acquista la seconda casa, quando vuole ristrutturare una seconda casa o quando vuole costruire una seconda casa, terza, quarta, quinta. Viva chi ha più soldi. E quindi non si applica più alla prima abitazione, ma si applica ad altre abitazioni. Nel caso delle imprese si applica l'ipotecario e sì, perché l'impresa non gode della prima casa, ma è perché non è una casa, ma è un immobile a fine industriale con una destinazione d'uso ben preciso, quella industriale aziendale, e in questo caso è il mutuo ipotecario sul quale c'è l'ipoteca e che si applica fino a una certa entità del valore. Grazie. Poi ci chiedono, vorrei un chiarimento, per quale motivo limita la fondiarietà all'ipotesi di prima casa e di consumatore? Se ho ben inteso. Sì, la limito perché è così da normativa. E la limito a consumatore in quanto casa di destinazione d'uso.
Grazie. Poi ci chiedono se parleremo del passaggio a perdita. Non in questo modulo, tutt'altro argomento. Però lo accenno per forza. Ok, e poi ci scrivono, gli accantonamenti sono suscettibili a soggettività e che rapporto hanno con il fenomeno di earnings management? Qui ci porta un po' fuori tema. Gli accantonamenti della banca riguardano il patrimonio della banca stessa e earnings management, se non sbaglio, stiamo facendo riferimento alla remunerazione dei dirigenti, per cui siamo veramente in un settore diverso da quello che stiamo analizzando in questo modulo. Penserò a come inserirlo nei prossimi se può essere utile. Ecco. Grazie Quindi Antonella. a voi, Sì, vuoi darmene un'ultima e poi ti do un'ultima, esatto, poi andiamo avanti. Ci chiedono come si concilia obbligatorietà assicurazione con legge Bersani, che prevede obbligatorietà solo per incendio? sì, ma perché stavo facendo l'esempio, certo, avete ragione e grazie, stavo facendo l'esempio della cessione del quinto e del caso specifico della cessione del quinto ed era circoscritto a questo caso e per cui c'è, come dire, un ambito di applicazione circoscritta e anche una successione di normative nel tempo. Che è diversa. Mi segno questo accenno e magari lo perfeziono in una slide, di integrazione. Grazie per la domanda. Grazie Antonella, io ti restituisco la parola. Sì, allora, colgo l'occasione della domanda di chi mi ha fatto la domanda sulla differenza, tra mutuo e fondiario ipotecario per skippare un attimo le slide relative a. È un po' lento, ma adesso ce la faccio. E andare diretta alle norme sull'ipoteca. Eccomi qua. Vicende relative all'ipoteca. Ok. Dunque, cerco di darvi due spunti su queste due slide. Allora, cerco di fare sintesi rapidamente e poi tenermi alcuni minuti. Sto guardando l'orologio. Allora, cerco di far sintesi per dare dei concetti chiari e poi invece. Mi prendo 7-8 minuti per farvi la parte del leasing che volevo trasmettervi un concetto. Allora, la banca, abbiamo detto, deve svolgere un'attività di sana e prudente gestione nell'erogazione e deve prestare attenzione a non caricarsi di crediti eccessivamente rischiosi. L'eccesso di rischio comporta. È frutto di un'analisi non costruita correttamente del merito creditizio. E questo è un aspetto. L'altro aspetto, abbiamo detto, riguarda la valutazione da parte della banca corretta del valore dell'immobile per ponderare il valore dell'ipoteca. Come ulteriore conseguenza è fino a che importo applico il peso reale della garanzia ipotecaria sull'immobile, lo devo applicare per un importo che o è uguale a quello del credito erogato, erogo 100, applico un'ipoteca per 100, se faccio e applico, costruisco un'ipoteca superiore a il valore del credito lo posso fare esclusivamente fino ad un massimo di un terzo ulteriore. Questa è una massima giurisprudenziale e il ragionamento che fa la giurisprudenza, da dove lo ricava? Dal principio, e vado alla prossima slide,
2740 della garanzia generica che ha il debitore verso il creditore di dover rispondere con tutti i suoi beni, presenti e futuri, da un lato, ma dall'altro lato il fatto che l'erogatore del credito non può caricare sul suo prenditore una ipoteca che si estenda oltre le esigenze e le richieste e i diritti creditori di cui è titolare il creditore, per l'appunto. Ora, questa massima si trova e è stata questa sentenza che vi ho trovato, si è concretizzata e è stata scritta in un caso che riguardava una ipoteca giudiziale, ma è irrilevante, nel senso che il principio che mi preme trasmettere è che anche la garanzia deve essere entro i limiti della ragionevolezza e della utilità. Torno indietro, avendovi dato, come dire, un concetto legato alla, eccomi qua, all'estensione della ipoteca. E qua completo questa sessione con il leasing. Allora, i contratti di leasing nell'ordinamento italiano, forse posso partire da qua per chiarezza, vengono regolati da una legge, e lo ricordiamo che è la legge 124 del 2017. Per molti anni in Italia ci sono stati contratti di leasing in assenza di una normativa. Allora, per chi non mastica, diciamo, il diritto in maniera quotidiana, il diritto è un diritto, come dire, il diritto è diritto vivente. Se la normativa non esiste puntualmente a regolare una fattispecie o un caso, è la norma del codice civile più ampia e generica che deve comunque offrire i principi su cui basare una disciplina ordinata. E difatti il diritto vivente aveva, nel diritto vivente, si erano venute a creare queste due tipologie di leasing, il leasing di godimento e il leasing traslativo, che poi la giurisprudenza aveva ripreso e aveva, diciamo, accompagnato e definito, permettendo agli istituti di credito e ai privati, agli intermediari, di lavorare e operare con il leasing in maniera, diciamo, fruttuosa, con alcune problematiche interpretative, ma comunque in maniera positiva. Mi prendo ancora 5 minuti del vostro tempo per portare a termine questo argomento, e nonostante sia passata l'ora, insomma, cerco di spremere il succo della questione. Il leasing di godimento è quel leasing con cui abbiamo un bene che viene concesso, un soggetto ne gode e paga una somma di denaro, lasciandogli l'opzione di poterlo restituire al termine del contratto o poter pagare al termine diciamo, un'opzione, il prezzo di opzione per il passaggio di proprietà del bene. La definizione è meglio descritta qui: l'operazione di leasing finanziario è un soggetto, il concedente, su indicazione di altro soggetto, l'utilizzatore, acquista un bene. Affinché l'utilizzatore ne serva per un tempo, viene pagato un canone e c'è la possibilità al termine di restituirlo. Con il sale and leaseback si prevede che una parte, che è di regola un'impresa, venda a un intermediario un bene, spesso è un macchinario di valore importante, e contestualmente l'intermediario finanziario assegna il bene stesso in locazione al cedente. Questa è un
tipo di contratto che viene utilizzato molto in particolare quando l'economia tende a essere un po' più rigida e gli imprenditori hanno la necessità di liquidità e di smobilizzare voci anche di magazzino, insomma. Il dubbio giuridico sul quale volevo apportare la vostra attenzione è questo è l'articolo 136 che ha risolto tutta una serie di dubbi, ma questo è una serie di punti in materia di come funziona il leasing. Per cercare di concludere rapidamente, voglio vedere se riesco a trasmettervi i concetti senza creare confusione. Sì, allora, vi porto alle due Cassazioni dell'anno scorso che hanno risolto una serie di punti e poi torno indietro, però questa è la massima che desidero lasciarvi perché preferisco trasmettervi un po' di chiarezza e non darvi troppi messaggi che se ci sono appunto, insomma, trasmettervi un concetto chiaro su questo argomento. Il punto di incertezza, in assenza di normativa, e che poi entrata in vigore la norma si è prolungato, era: il bene è di proprietà dell'intermediario, viene concesso in uso a un imprenditore. Facciamo. L'imprenditore paga le rate per l'uso, al termine del contratto ha l'opzione di restituzione. Se nella durata del contratto, prima del termine, si risolve questo contratto, il dubbio era che cosa va restituito? Va restituito il bene perché è di proprietà del concedente. Devono essere pagate le rate ancora non sostenute? Piuttosto che il proprietario del bene che riceve in restituzione il bene deve poi restituire le somme di denaro che ha ricevuto durante il primo periodo di uso del bene? C'erano tutta una serie di dubbi interpretativi sulle modalità di gestione delle rate in caso di risoluzione del contratto in un momento che fosse antecedente al suo termine normale, alla sua esplicazione ordinaria. La Cassazione su questo argomento si è pronunciata ben 2 volte nel corso dell'anno scorso e ha risolto la questione dicendo che la legge 124 del 2017 non ha efficacia retroattiva. Ciò significa che tutti i contratti che sono stati firmati e risolti successivamente alla sua entrata in vigore trovano la loro soluzione in tema di rate pagate, rate da restituire, somme da restituire successive precedenti alla risoluzione nella legge stessa. E a seconda della tipologia di locazione finanziaria, sia essa di godimento, traslativa o di altro genere, lì l'interprete deve andare a studiare per trovare la soluzione alla questione concreta. Invece, non essendo retroattiva, per tutti i contratti che sono risolti in un momento antecedente all'entrata in vigore di questa norma, si applica il 1526 in via analogica, che è un articolo del Codice Civile che disciplina la risoluzione dei contratti. Questa interpretazione era già stata offerta dalla giurisprudenza ai contratti di leasing in un periodo prima che l'ordinamento italiano si attrezzasse
con la legge specialistica dedicata all'allocazione finanziaria, e questo significa che adesso c'è maggior chiarezza e i principi elaborati dalla Cassazione in un momento antecedente sono comunque da applicarsi ai contratti che si sono risolti prima dell'entrata in vigore. E quindi significa, e tra l'altro un altro aspetto che affronta la Cassazione che è molto interessante è che dà comunque piena legittimità all'autonomia contrattuale tra le parti, comportando che se le parti hanno pattuito una clausola penale che prevede la restituzione dei canoni scaduti e a scadere, allora questi andranno anche restituiti, purché tale clausola non debba ritenersi eccessivamente gravosa per una delle parti. Quindi la Cassazione comunque lascia piena autonomia ai privati di autoregolamentarsi come professionisti operanti sul mercato, purché il contratto rispetti quel principio di equilibrio tra le prestazioni al suo interno. Ecco, dunque io vedo 1 ora e 9 passate, quindi do la parola a te, Greta. Non vorrei aver esteso eccessivamente. Se vogliamo raccogliere qualche domanda per fissare qualche principio, qualche cosa che ho Sì, affrontato anche Antonella. precedente. Sì, assolutamente. Direi appunto di fare comunque un paio di domande, poi Grazie. ripeto ai partecipanti che ovviamente le domande che sono state fatte in chat verranno comunque salvate e anche, soprattutto quelle che appunto non riusciremmo a fare in diretta per questione di tempo verranno poi girate alla relatrice. Inizio subito a farne un paio. Allora, la prima domanda che ci viene fatta è: l'eccesso di ipoteca superiore a un terzo del debito è Sì. rapportato al capitale mutuato o al debito da restituire, come da piano di ammortamento, per esempio? Allora, nel caso concreto, come accennavo, la sentenza è stata emessa in un caso in cui il creditore agiva giudizialmente e quindi applicava un'ipoteca giudiziale. In quel caso il credito era stato quantificato includendo tutti i suoi oneri e accessori, era diventato titolo esecutivo e quello era la base. La domanda che fa lei è interessante perché pone, dunque, sicuramente è il limite massimo in fase di erogazione, per cui è quello il parametro e quindi è proprio al momento della sottoscrizione del contratto e quindi la stipula dell'atto. Certo è che mano a mano che il debito viene restituito, è evidente che come dire, la posizione debitoria si restringe se siamo in un regolare ammortamento e invece l'ipoteca rimane anche ferma. Ci sono stati casi che ho visto in cui avanti nel piano di ammortamento, il debitore ha chiesto una riduzione del peso ipotecario e le motivazioni di solito addotte erano anche di voler apporre un'altra ipoteca sull'immobile perché altri familiari avevano necessità di indebitarsi e il proprietario dell'immobile desiderava offrire per solidarietà familiare economica la possibilità di una seconda ipoteca, ma che sarebbe stata accettata dall'altro istituto di credito soltanto se vedeva ristretta l'ipoteca applicata sull'immobile. Questo è, insomma, è una situazione che può verificarsi. Ovviamente non può verificarsi ogni mese, insomma, ecco, perché deve esserci una riduzione di capienza rilevante. Grazie.
Poi ci chiedono se la casa viene acquistata in cointestazione e se uno dei due cointestatari è già titolare di una casa, si tratta comunque di mutuo fondiario oppure in quel caso ipotecario? In quel caso ipotecario, infatti ci sono casi in cui insomma, giovani coppie si recano dal notaio per poi rendersi conto che uno dei due ha ricevuto, non ha il diritto ad accedere alla prima casa proprio perché per motivi familiari pregressi si sono trovati a uno dei due, insomma, aveva un cespite, una quota di un bene proveniente da famiglia. E l'unica soluzione in quei casi è di solito intestare l'immobile esclusivamente all'altro coniuge, ma ho usato il termine coniuge, scusatemi, compagno, compagna, insomma, adesso se stiamo parlando di coppia. Sì, devono essere entrambi privi di immobili. I cointestatari neoacquirenti, ecco. Ti ringrazio. Poi ci viene chiesto, il mutuo fondiario spetta a chi acquista per la prima volta o a chi possiede per la prima volta? Per esempio, chi diviene proprietario di una casa mediante eredità e quindi senza acquisto e fini economici accede al mutuo fondiario o all'ipoteca? E dunque, non mi pronuncio perché ho un dubbio, devo dire la sincera verità, preferisco verificarla. Io no, ho una presunzione, ma vorrei verificarla prima di condividerla, per cui me la segno e grazie. Allora, Antonella, se è d'accordo, vado avanti con Sì, sono altre d'accordo, due grazie. domande. Certo. Un immobile acquistato con mutuo fondiario, prima casa, può avere, barra può essere di durata superiore a 20, con un massimo di... Dunque, no, non può essere superiore a 20. Dunque, se non sbaglio, era anche sulla slide. Ah, beh, posso invece che farvi torno indietro sulle mie. Sono tante le nozioni, tutte a memoria. Non allora. Dai 5 e i 20 anni il fondiario e anche l'ipotecario. Di regola. Ah, e voi state chiedendo in via eccezionale fino a quanto si può andare? Sarebbe da analizzare il caso concreto, perché le eccezioni, essendo eccezioni, fino a un massimo di... Allora, posso rispondere ragionando a voce alta con alcuni casi. Le eccezioni sono eccezioni, in quanto tale serve studiare il caso concreto. Io mi sono trovata davanti al naso a dover esprimere un parere legale su un acquisto ipotecario di un signore che aveva 70 anni compiuti. Ora, sono ragionamenti che il merito creditizio deve fare in maniera oggettiva. 70 anni compiuti, auguro salute e lunga vita a tutti, ma statisticamente oltre i 90 la popolazione tende a avere qualche problema di salute. Allora, allungare oltre i 20 anni una richiesta di questo genere, sotto un profilo squisitamente legale, non me la sono sentita di emettere un parere positivo. Questa è proprio una posizione, di valutazione, quindi, e questa era un'eccezionalità e c'era stata chiesta di valutare. Di regola la durata è 20. Perché se noi torniamo anche al ragionamento che alla banca viene chiesto di valutare la possibilità del prenditore di pagamento, se è un consumatore, dobbiamo valutare cosa potrebbe accadergli in 20 anni.
Ora, al di là dell'esempio che mi è venuto in mente così di primo acchito, ma in 20 anni possono accadere tante cose alla salute, al lavoro, alla famiglia, agli oneri finanziari, a fortune o sfortune che possono accadere. A un'impresa accade di tutto. Quindi, se riprendendo le indicazioni EBA, le banche si stanno trasformando e devono entrare nel merito non solo dei bilanci, ma della progettualità, dei business plan, degli allargamenti, del budgeting. Prevedere un'evoluzione imprenditoriale aziendale oltre i 20 anni, sinceramente, siamo un po' nella magacirce più che nella valutazione ragionieristica dei conti, ecco, visto anche l'accelerazione che sta avendo l'economia di mercato, dove un settore come quello del turismo era rigoglioso più non posso, e poi a causa pandemia ha subito quello che ha subito. Quindi veramente andare oltre i 30 anni, i 20 anni, inserendola in un contesto normativo come quello che viene chiesto agli istituti di credito oggi, lo vedo problematico. In via eccezionale, le eccezioni vanno analizzate. Grazie Antonella, ti faccio un'ultimissima domanda. Ci Certo. viene chiesto in merito alla risoluzione del contratto di leasing ante legge 124. Chi determina che la clausola è o non sproporzionata e in base a cosa valuta la sproporzionabilità della stessa? Certo, grazie. Allora, innanzitutto è sempre, dunque, la sproporzione o la proporzione va valutata verificando il contratto e come era posto tra le parti. Se c'erano interessi meritevoli di tutela e quel rapporto sinallagmatico aveva la sua ratio e il suo equilibrio, se entrambe le parti. Se non c'era una parte in una posizione di dominio rispetto all'altra, ma c'era un equilibrio nella trattativa, se economicamente c'erano interessi da un lato e dall'altra per svolgere le rispettive prestazioni, allora si può ritenere che ci fosse equilibrio, ma se troviamo oneri esclusivamente da un lato e nulla dall'altro lato, è evidente che un soggetto si trova senza il bene, con l'obbligo di pagare tutto quanto promesso e il non diritto a ricevere in restituzione quanto già dato, e valutare eventualmente, adesso vado ad immaginazione, anche il costo dell'eventuale uso che questo bene può aver subito nella ordinarietà. Beh, insomma, possiamo ipotizzare che qui ci sia un onere eccessivo. E poi valutando la giurisprudenza precedente di casi simili, questo è il mio suggerimento sempre, cioè se abbiamo un caso concreto che vogliamo andare a verificare se non presenta quell'elemento sinallagmatico corretto, vediamo in giurisprudenza se casi assimilabili possiamo applicarli per analogia e quindi confermare che non esiste e difendere il cliente in questo modo. Antonella, io penso di aver detto tutto, quindi mi sembra di non aver dimenticato nulla. Ti ringrazio ovviamente per essere Grazie a stata con voi. Certo. noi e ci vediamo poi settimana prossima appunto per il terzo modulo e ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e hanno partecipato a questo webinar. Grazie e vi auguro una buona serata. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie, arrivederci.